E rieccoci di nuovo collegati con l'autodromo Riccardo Paletti di Varano di Melegari, dove sta per avere inizio la seconda gara di questa Race Attack 1000, trofeo low cost, che fa divertire tantissimo. L'abbiamo visto in gara 1, grande divertimento, grande bagarre e grande lotta. Gara 2 che sta per partire proprio adesso, con le moto schierate sulla griglia di partenza, luci che si spengono proprio adesso, e si parte con la seconda manche della Race Attack 1000. Nicolò Ornati è partito benissimo, ma Puttini è partito ancora meglio, portandosi al comando della gara. Quindi Puttini, Ornati, Nonella, Rigamonti, eccetera. E attenzione, perché manca Roberto Baroni. Lo vediamo che non è proprio partito. Infatti vedevamo una casella vuota, che era quella proprio di Roberto Baroni, che aveva avuto diversi problemi in gara 1. Girava 3 secondi più piano rispetto al suo tempo di qualifica. Pertanto, wow, abbiamo visto una sportellata subita da Fabio Signorelli. Non so da chi, vorrei vedere da chi. Signorelli che è costretto a allargarsi e andare sul cordolo. Ferrara che ha tirato quella mega sportellata a Signorelli, comunque sempre nei limiti del regolamento. E adesso è riuscito a staccare forte all'interno della seconda variante e portarsi davanti alla Kawasaki Z1000R, o con una R o con due R, non mi ricordo mai, faccio sempre confusione. ZX10R, grazie Edo. E Cristian Cosio, anche lui in gran bagarre con un po' di moto lì dietro. Come dicevo, Signorelli ha passato Ferrara, Ferrara ha passato Signorelli, portandosi così davanti e guadagnando una posizione. Bella questa telecamera fissa che fa vedere il trenino di moto che scorrono, che cambiano di direzione. Nicolò Ornati prova l'attacco su Puttini per cercare di strappargli la leadership di questa gara. Nicolò Ornati che ha tanta voglia di riscatto, visto il... Se non c'è nessuno che cerca di ucciderlo, magari prova a stare davanti anche lui. Sorpasso intanto di Cristian Cosio, che approfitta di un lungo alla curva X e guadagna così una posizione. Nicolò Ornati infatti in gara 1 era stato falciato da Giuliano Ferrari, che purtroppo ha commesso un errore arrivando lungo alla seconda S, portandosi con la moto imbizzarrita, non è riuscito a controllarla e ha centrato Ornati, che miracolosamente è rimasto in piedi. Qui ha una voglia di riscatto che si fa sentire, si fa vedere, e vuole cercare di prendersi la posizione. Mamma mia, che rischio questo incrocio di traiettorie. Signorelli è veramente aggressivo nei confronti di Luciano Ferrara. Secondo giro di gara: Puttini, Ornati, Nonella, Rigamonti, Carminati, Novati, Maroni, Pezzano, Buzzoni, Ferrara e Signorelli. Questa lo schieramento dei... questa l'ordine attuale della gara. A vederla così potrebbe essere più interessante questa gara, perché c'è Rigamonti che è rimasto attardato. Attenzione, scusa, ti interrompo, perché Nonella ha passato Nicolò Ornati mentre noi ci perdevamo in ciance. Nicolò Ornati è stato passato da Livio Nonella, che si porta in seconda posizione. Radaelli intanto prova l'attacco all'esterno su una moto e ci riesce con un grande sorpasso nel cambio di direzione. Luciano Ferrara sta resistendo là davanti. Bella vedere il confronto stilistico tra Ferrara, magari Radaelli. Ferrara più old school. Un sacco old school, tutto su col busto, quindi deve piegare di più la moto, correggimi se sbaglio, per fare le curve. Non paga tantissimo. Infatti fa delle pieghe stile Marquez in MotoGP, 61 gradi ci sarebbe scritto sull'accelerometro. Aia, perché Nonella ha raggiunto Puttini, adesso che mancano due giri alla fine della gara si è rotto le scatole di vederlo lì davanti e cercherà di passarlo. Maurizio Buzzoni, inquadrato con la sua Aprilia arancio fluo, come dicevo in precedenza, ha cambiato moto rispetto alla scorsa gara. Alla scorsa gara si schierava con una Ducati, mentre questa gara si schiera con questa Aprilia, sempre color arancio fluo, sponsor BPM Tappi. Livio Nonella è ancora lì, che prova in tutti i modi a cercare di prendersi la leadership di questa gara su Puttini. Cristian Cosio intanto ha subito un sorpasso all'interno da due minuti. Doppio sorpasso. Ha perso due posizioni in un colpo solo Cristian Cosio. Peccato, perché stava facendo una bella gara, si stava difendendo alla grande da quelle due moto dietro di lui, ma purtroppo ha ceduto il passo adesso. Ah, Lisi è costretto a cedere la posizione ad Angelo Santo, che si è infilato di prepotenza lì all'uscita dal ferro di cavallo, e quindi Lisi ha perso la posizione sulla moto numero 76. C'è anche un duello tecnico fra le moto, perché Angelo Santo guida una 999 e Lisi una 1098, capito? Ultimo giro di gara che inizia proprio adesso. Vediamo se Nonella riuscirà a passare Puttini. Ci prova la staccata in fondo al rettilineo. Ancora una volta all'ultimo giro Livio Nonella con una staccata straordinaria, moto di traverso, gomma posteriore che spazzola la pista e la pulisce dai detriti. E ancora una volta Livio Nonella ha aspettato tutta la gara per portarsi davanti al leader. Ha aspettato tutta la gara a studiare il pilota davanti a lui prima di portarsi al comando di questa manche. Ancora una volta Livio Nonella è lui l'uomo da battere. Fabio Signorelli, grande sorpasso all'esterno alla prima curva su Luciano Ferrara, un po' sottotono. Probabilmente non è
o non è tanto a posto con la moto, o probabilmente non è tanto a posto fisicamente, perché l'abbiamo visto un po' calare rispetto alla prima fase di gara. Non è stato un po' molto incisivo neanche nella risposta al sorpasso. Sì, diciamo che gliel'ha data quasi su vinta, come se così fosse. Luca Mina con la moto numero 115, ancora all'inseguimento della moto che l'ha passato in precedenza, dovrebbe essere quella di Augusto Selvatici. Vediamo se Bima prova la staccata alla prima curva, ma niente da fare. Livio Nonella sembrerebbe mai aver ipotecato la sua vittoria in questa Race Attack 1000. Mancano pochissime curve, qua difficilmente si passa, a meno che tu non sia così vicino da poterti affiancare all'esterno del ferro di cavallo e affiancarti all'interno, qua, nel tornantino. Niente da fare per Puttini con Nonella che sta per volare in prima posizione sul traguardo di questa Race Attack 1000. Eccolo qui che porta in alto i colori del verde della Kawasaki e festeggia felicissimo sull'arrivo con una gara semplicemente perfetta, straordinaria. E in quarta posizione Rigamonti, che ormai gliel'aveva data giù vinta a loro. Ci ha fatto una bellissima impennata in uscita. Ah, non l'ho vista, non l'ho vista. Le fa anche in gara, però. Eccolo lì, Signorelli, che ha fatto anche lui una bella impennata. Questa qua l'ho vista io stavolta. È stata una bellissima gara, una gara entusiasmante. E se andiamo a vedere adesso la classifica di campionato, vediamo che con questa grande gara Nonella fa un balzo in avanti, si porta al comando con 200 punti. Ha fatto due vittorie di fila, quindi al comando davanti a Rigamonti con 149 punti, Ornati 143, Radaelli 142, Buzzoni 130, Carminati 130, Ferrara 126, ma non 123. Praticamente se non ci fosse Nonella il campionato sarebbe combattutissimo. La classifica al di fuori di Nonella è ristrettissima fino a Puttini. E dopo aver visto le due gare della Race Attack 1000, passiamo a una categoria molto formativa e molto istruttiva per i giovani. Stiamo parlando della Mini Open, categoria che raccoglie le moto di piccola cilindrata all'interno dei trofei moto estate. Quindi vedremo prevalentemente moto di categoria Kit 3, che sono delle moto derivate da moto da cross e trasformate in moto da pista, e anche moto 125 di svariato genere. Siamo sulla griglia di partenza, fine della giornata, come potete vedere dalla luce caratteristica del tramonto, sguardi puntati al semaforo, motori accesi, motori che rombano, quel semaforo che diventa rosso e che si spegne proprio adesso con la partenza di queste Kit 3. Guarda quanto è partito forte Mauro Goffi, che prova ad affiancare all'esterno Davide Suardi. Vediamolo in staccata, Mauro Goffi, mamma mia che staccata che ha tirato, si porta al comando di questa gara, una partenza fulminante, mentre Francesco Bernoni è stato passato da Marco Bellan, che ha fatto una partenza anche lui straordinaria, portandosi subito in sesta posizione davanti a gran parte delle Kit 3 che lo precedevano, con Mauro Goffi che gira quindi al comando di questo schieramento. Una partenza semplicemente perfetta, e Davide Suardi in seconda posizione, e Bernoni lo vediamo all'attacco di Marco Bellan che prova ad uscire, ma guarda come è uscito più forte Marco Francesco Bernoni di Marco Bellan, e ne passa anche un altro in staccata subito. Bernoni, pilota del team Tecnica Moto, molto aggressivo, recupera due posizioni passando Marco Bellan, pilota invece del team Fastcon Racing, così come il suo compagno di squadra Luca Giovannetti, inquadrato poco fa dalla moto di Stefano Raineri che lo inseguiva a brevissima distanza. Grandissimo inizio di gara per queste Mini Open. Mauro Goffi al comando, guardatelo qui, il pilota del team North Logistics di Alfredo Vinchiaturo, che fa subito andare in alto i colori azzurro e bianco di questo team, che l'anno scorso era invece sponsorizzato dalla Riso Scotti. Vediamo questo onboard camera con la moto di Marta Leoni, se la grafica non mi inganna, che sta inseguendo la moto di Stefano Raineri, che è partito molto bene, infatti si è messo davanti a Marta Leoni e si trova frapposto tra la moto del team Tecnica Moto di Marta Leoni e quella del Fastcon Racing Team di Luca Giovannetti. Secondo giro di gara al comando Mauro Goffi, seguito da Davide Suardi, Bernoni, Bellan, Giovannetti, Raineri, Leoni ed Elena Barolo. Fanalino di coda di questo gruppo della Mini Open, Elena Barolo, che tra l'altro si trova invischiata in una serie di 125 che la circondano. Guardatela qui che trenino di moto che ha dietro di sé. E tra l'altro è una bella sfida tra Mini Open e 125, perché le Mini Open vanno un po' più forte sul dritto, ma le 125 sono un po' più agili fra le curve, anche se Varano non è proprio una pista molto molto lenta, ha dei tratti veloci, quindi
può far valere il suo motore, la Kit 3. È assolutamente sì, quindi ci aspettiamo di vedere dei grandi sorpassi delle 125 anche all'esterno in punti improbabili, ma poi queste mini open sul dritto ne avrebbero molto, molto di più. Terzo giro di gara, andiamo a vedere i giri veloci. Mauro Goffi, giro più veloce in gara, 1.16.3. Davide Suardi, 1.16.7. Francesco Bernoni, 1.16.7 come in qualifica. Bellan, 1.18.0. Giovanetti, 1.18.8. Non capiamo come mai Giovanetti si è rallentato così tanto rispetto alla qualifica. Marta Leoni intanto prova l'attacco su Stefano Raineri, ma non ci sta, non ci sta. Raineri ha chiuso la porta in faccia alla pilotessa del team Tecnica Moto ed è tutto da rifare per lei. Come dicevo, Giovanetti sta girando abbastanza lento rispetto alla qualifica. 1.17.1 il suo tempo in qualifica, 1.18.8 il suo tempo in gara. Come te lo spieghi questo? Oh, intanto Elena Barolo è stata passata da una 125 in uscita dall'ultima curva, che di motore sembrerebbe anche avercene un pochino di più delle altre 125. Queste sono GP però. Ah, ecco, ok. C'era qualcosa che... Sono prototipi. Che mi sfuggiva. Di 125 hanno ben poco, se non forse la cilindrata. Soprannominiamo. E intanto Elena Barolo ha perso una posizione di questo nuovo. Questo è un GP, ne sono sicurissimo. Ok. È un'onda. La riconosciamo dal codino appuntito, diciamo. Esatto, le GP. Elena Barolo intanto si riprende la posizione con un gran sorpasso all'interno del ferro di cavallo. Mauro Goffi, vediamo la sua partenza. Non è stato fondamentale lo scatto di frizione quanto la staccata semplicemente perfetta che l'ha portato al comando di questa gara in prima posizione. Davide Suardi, lui invece è partito molto bene, poi non è riuscito a staccare dove ha staccato Mauro Goffi e ha così dovuto cedere il comando della gara al suo compagno di squadra del team North Logistics. Francesco Bernoni, pilota del team Tecnica Moto, è partito abbastanza bene, poi è riuscito in staccata a passare la moto di Giovanetti, ma là davanti guardate Bellan dove era già. Che partenza anche che se ha se fatto. Se guardalo lì davanti. Subito di Bellan Bernoni. Assolutamente, quindi oh, Stefano Raineri, guarda che staccata che ha tirato su Luca Giovanetti, una staccata perfetta, è riuscito a tenere la corda e come dicevo Raineri ha tirato fuori quel tempo, quei decimi che gli mancavano nel taschino rispetto alla qualifica e infatti sta girando in 1.18.0 contro 1.19.8 che aveva fatto in gara. 2 secondi tirati giù e si è visto qua perché ha passato Giovanetti con una facilità, una scioltezza e una confidenza davvero da pilota esperto. Avevi ragione. Ho io sempre ragione. Lo conosci magari, sapevi. Sì, lo sapevo. Me l'ha detto prima della gara, mi fa guarda. Ho voluto girare piano solo per impressionarvi poi durante la telecronaca della gara. No, non è vero, non è andata così. Davide Suardi ha raggiunto Mauro Goffi. Attenzione perché questo è un fattore importantissimo ai fini della gara. Perché Mauro Goffi sembrava poter fuggire, sembrava poter fare una fuga in solitaria, ma Davide Suardi l'ha raggiunto e adesso si stanno giocando la leadership di questa gara. Luca Giovanetti restituisce il favore in staccata a Stefano Raineri e invece ci sta e Stefano Raineri ancora una volta deve vedere da dietro la scritta Luca sul sedere della tuta del pilota del Team Fastocon Racing Team, che si porta di nuovo davanti alla moto di Stefano Raineri in quinta posizione. Davide Suardi non molla, così come Mauro Goffi non vuole mollare il comando di questa gara. Guarda lì là come sono vicini, guarda Davide Suardi come sta studiando le traiettorie di Mauro Goffi, curva dopo curva, giro dopo giro, metro dopo metro. Mancano 3 giri alla fine di questa gara. Davide Suardi si getta all'inseguimento di Mauro Goffi, prova a prenderne la scia sul rettilineo dell'autodromo Riccardo Paletti di Varano di Melegari, ma Mauro Goffi stacca ancora fortissimo, così come ha staccato forte alla prima curva. Bernoni intanto si trova a lottare con una 125 che prova a insidiargli la posizione, anche se sul podio comunque non farebbe classifica quella 125. La guardali qua al sorpasso della 125 sul rettilineo Luca Giovanetti e Stefano Raineri, con Raineri che stacca forte. Aiuto. Mamma mia, cosa abbiamo visto? Giovanetti che ha staccato fortissimo, ma la 125 che ha staccato ancora più forte di tutti quanti. Guardali qua che la passano all'esterno. Mamma mia, con Giovanetti che resiste all'interno agli attacchi di Stefano Raineri. Che battaglia straordinaria che stiamo vedendo qua. Quando inizia adesso l'ultimo giro di questa gara, infuocato, Davide Suardi prova a prendere la scia sul rettilineo su Mauro Goffi, tira la staccata, ma Mauro Goffi ancora più forte di lui ha tirato una staccata straordinaria. I due piloti del team
Team North e Logistics che finisse, che se finissero così la gara farebbero una doppietta veramente storica per il team di Alfredo Vinchiaturo. Guardali qua al doppiaggio di una 125. Mauro Goffi si trova costretto a pelare forse il gas in uscita al doppiaggio della 125. Guarda qua Suardi cosa ha fatto. È riuscito a passare Mauro Goffi. Però Suardi gli ridà la posizione. Gli ridà la posizione. Mamma mia, che correttezza, che sportività tra questi due. Pazzesco, Suardi ha ridato la posizione a Goffi. Mamma mia, che io non ho mai visto un gioco di squadra così. Ha ridato la posizione a Goffi, però adesso prova a riprendersela. Guarda come è uscito forte dall'ice veloce e arriva in staccata davanti a Mauro Goffi. Un sorpasso semplicemente perfetto per Davide Suardi, che si porta al comando di questa gara. Quando mancano pochissime curve alla fine della gara della Mini Open, Mauro Goffi sta inseguendo Davide Suardi e sembrerebbe ormai che non ci sia più nulla da fare per il pilota del team North Logistics, con Davide Suardi che transita sul traguardo e Mauro Goffi si dispera, piglia pugni il serbatoio, lo ammacca, quasi lo sfonda per la rabbia, per aver buttato via una gara all'ultimissima curva, all'ultimissimo giro. E Bernoni intanto festeggia felice, sicuramente grandissima la gioia per lui. Se andiamo a vedere la classifica di fine campione di provvisorio campionato, Goffi è sempre al comando con 45 punti, seguito da Davide Soardi a 34, quindi i due leader del campionato sono del team North Logistics. Terzo Francesco Bernoni del team Tecnica Moto a 29 punti, quarto Giovannetti a 27 punti del team Fascon, seguito poi da Bellan, Claudio Corti che ha fatto una wild card, Marta Leoni, Novali, Raineri, Iotti e Barolo. Questa è la classifica di campionato, una gara bellissima, una gara che ci ha entusiasmato fino alla fine. E adesso passiamo alla Moto Estate 600, categoria 600 Open, una delle classi storiche di questo campionato. 12 giri, tutta la gara, tantissime moto in griglia. È tutto pronto, intanto sulla griglia di partenza, motori accesi, sguardo puntato verso il semaforo che tra pochi secondi scatenerà l'inferno. Luce che diventa rossa, luce che si spegne, e si parte con questa gara del Moto Estate 600, Varano 600 e CRV 600 Expert. Reinaudo è partito come un missile e si porta subito davanti alla moto di Larini. Mamma, che chattering che ha avuto in staccata. Ha saltellato tantissimo Reinaudo. Due giri alla fine di questa gara, con Larini sempre al comando della classifica, al comando della classifica generale e al comando... No, caduta di Reinaudo. Costantino è franco bollato alla moto. Costantino ci va sul podio. Guarda qua come vicino, guarda come si fa vicino alla S sulla moto di Nicolo Rosso. Mamma, quanto sono vicini questi piloti con Costantino che prova ad affacciarsi all'interno. Ma guarda quanto stanno andando forte questi due. Nicolo Rosso, guarda dove è passato Rosso. Guarda dove ci ha provato, ma è andato lungo di Nicolo Rosso. Cosa ha fatto? E fra i due litiganti il terzo gode. Costantino si infila in mezzo e adesso alle spalle di Robartolo. Ed è secondo Costantino, in seconda posizione nel Moto Estate 600, alla sua seconda gara della vita. Mamma, che risultato. Ma guarda quanto è uscito forte Nicolo Rosso, che restituisce il favore a Costantino, o perlomeno si prova alla prima curva con una staccata fotonica. Arrivano lunghi tutti e due e Rosso si porta davanti a Costantino, quindi la vittoria di Fabio Larini, che ha saputo combattere il suo avversario numero uno, Lobartolo, ha saputo non soltanto mettersi davanti a lui ma portarlo all'errore e alla caduta. Ultime curve per Costantino qua. Guarda qua che ci prova su Nicolo Rosso, vediamo se ce la fa. Prova la staccata a Costantino, arriva... No, che peccato. No, Costantino, no, non puoi cadere a tre curve dalla fine, non ci posso credere, si dispera. È il vincitore di questa gara, quindi Emanuele Lobartolo, davanti a Rosso e Frosi. Passiamo adesso alla Moto Estate e Moto di Serie 1000, altra categoria storica di questo campionato, che anche oggi ha fatto il record di iscritti. Ed è tutto pronto sulla griglia di partenza. Guardate quanti sono, guardate quante moto, guardate quanta bagarre che si scatenerà quando quei semafori si spegneranno. Luci che diventano rosse, luci che si spengono proprio adesso, e si parte con questa gara al comando. Vediamo subito Boccelli, guarda che partenza che ha fatto, straordinaria. Si è messo dietro tutti, ha beffato tutti quanti dalla quinta casella di cui partiva, e subito al comando di questa gara, quindi Boccelli primo. Stiamo vedendo una bella gara, sicuramente grande bagarre, grande lotta, gran duello. Fin dalle primissime fasi di gara abbiamo visto un sorpasso lì davanti, ripreso da questa onboard camera, probabilmente di Galante, che si è portato davanti a Boccelli. Ma guarda Boccelli che gli restituisce il favore, guarda che incrocio fanno questi due al ferro di cavallo, una manovra pazzesca. Mi scuso, non era Galante ma era Divora il pilota che ha passato Massimo Boccelli, che sta facendo una gara molto molto importante, perché si potrebbe portare al comando. Oh, attenzione col doppiaggio di William Venezia.
Divora ha approfittato del momento di defiance, si è portato al comando, ha approfittato di questa fase complicata e ha messo la sua BMW davanti a quella di Giampiero Galante. E mentre adesso transitano sul traguardo per la moto Estate 1000 e Divora, Andrea Divora, dopo una gara perfetta, vince la gara del moto Estate 1000. Oscar Tavella transita adesso sul traguardo ed è lui il vincitore della categoria 1000 moto di serie. Per quanto riguarda invece la classifica di campionato nella moto di serie 1000, vediamo Tavella al comando a pari punti con Mestriner, 45 punti tutti e due, ed Eberle in terza posizione. Nella moto Estate 1000 Open al comando Giampiero Galante con 40 punti, seguito poi da Fratus, Boccelli e Divora con 25 punti. Non ha corso la prima gara, quindi Divora ha un bello 0 nella sua classifica. E passiamo adesso alla moto Estate Naked, un'altra delle categorie storiche di questo campionato, dove quest'anno Toini, Gaggiolo e Ruggero si stanno giocando la vetta della classifica generale. È tutto pronto sulla griglia di partenza di questa gara. Guardate il caldo che viene su dall'asfalto. Immaginate la fatica che faranno questi piloti dentro quelle tute, dentro quei caschi. 41 gradi fuori, non oso immaginare quanti gradi ci sono dentro la tuta. Semafori che si spengono proprio adesso e si parte con questa gara. Ruggero è partito veramente fortissimo e ha beffato subito Gaggiolo in partenza. Quindi prima posizione per Ruggero, seguito da Gaggiolo, Toini, Papa, Masciocchi, Ponzoni e via via a seguire tutti gli altri. Gare scorse, un po' scherzo, un po' ridendo. Caduta che brutta caduta di Toini, scivolata, non ci voleva questa, al primo giro subito così pronti via. Attenzione a Gelsomino all'esterno. Attenzione adesso. Sì, perché Gelsomino ha raggiunto Diego Masciocchi, vediamo se ce la fa, sarebbe il terzo sorpasso in gara. Non ci posso credere, ancora non ci posso credere. Papa Gelsomino ne ha fatti tre all'esterno, al ferro di cavallo. E il vincitore di questa gara è Nicola Ruggero, con una gara straordinaria è riuscito ad aggiudicarsi questa gara. Guarda lui come festeggia, la gioia esplode dentro il suo casco, sgasa brutalmente con la sua BMW Agusta, brutale, ed è lui il vincitore di questa gara. Se guardiamo la classifica di campionato, il leader attuale è Nicola Ruggero, quindi con la caduta dei Toini e questa vittoria Ruggero si aggiudica il comando della classifica con 41 punti, mentre Rudy Gaggiolo è secondo con 40 punti e guarda lì Papa Gelsomino è terzo con 26 punti. Passiamo adesso all'altra race attack, ovvero la categoria 600, prima manche, è tutto pronto sulla griglia di partenza. Semafori che diventano rossi in questo istante, semafori che si spengono e si parte con questa gara. Abbiamo subito una moto ferma, bandiere gialle che sventolano, ma sei riuscito poi a ripartire. Carinelli si porta subito al comando, Messori, Carniglia, Tarquini, Maggio e Mazzilli, questo è l'ordine dei primi quattro alla prima curva, con Carinelli che ha fatto davvero una grandissima partenza. Due giri alla fine, Carniglia si getta in scia su Messori, prova l'attacco alla prima curva del circuito di Varano de Melegari. La grande staccata di Andrea Carniglia, moto numero 222, giallo fluo, si porta al comando di questa gara. Che rischio. Imbarcata che ha preso Carniglia in uscita dalla seconda curva e ha perso così la posizione. Ma guardalo là, che staccata che ha tirato su Messori. Attenzione, ma manca Carniglia, non ci posso credere. No, non ci posso credere. Caduto Carniglia, eccolo qua, si è rialzato e ripartito. Messori transita sul traguardo e, come direbbe qualcuno, Messori c'è e si aggiudica questa gara. Passiamo adesso alla seconda manche, dove è tutto pronto sulla griglia di partenza. Semafori che si spengono e si parte con questa gara. Messori è partito abbastanza non benissimo. Maggio è partito molto bene. Guardalo qua Messori che è in staccata, recupera tantissimo e si porta al comando davanti a Carniglia e Maggio in terza posizione. Messori che adesso va ad affrontare l'ultima curva e per la seconda volta consecutiva oggi si aggiudica il titolo di vincitore della Race Attack 600, con Carniglia che è arrivato in volata, guarda lì. E Carniglia resta ancora saldamente al comando della Race Attack 600 con 179 punti davanti a Tarquini, Ricca, Mazzilli e La Banca. È stato un weekend di gara veramente intenso, delle gare bellissime, con tante emozioni, tanti duelli e tanti rimescolamenti in tutte le classifiche. Il prossimo round, il terzo di campionato, si disputerà all'Autodromo di Modena il 4 e 5 luglio e sarà aperto al pubblico. Quindi vi invitiamo a venire numerosi perché potrete assistere dal vivo a queste gare e conoscere tutti i protagonisti di questo campionato. Da Alberto Fontana ed Edoardo Mazzuoli è tutto, ci vediamo a Modena il 4 e 5 luglio.